Motta da Fermo, Contrada Belvedere, ritorna il rito della luce. Vant create site? Fint free word prestemesa in plugins. Sono un poeta, un grido, un'anime, sono un grumo di sogni barra verticale, sono un frutto di innumerevoli contrasti di innesti maturato in una sera. I versi dell'immenso Giuseppe Ungaretti come ideale passaggio di consegni dal G37 della poesia all'ottava edizione del Rito della Luce, domenica 25 giugno, dalle 15 al tramonto, l'evento artistico ideato dal mecenate Antonio Presti intorno alla piramide 38 grado parallelo di Motta da Fermo, opera monumentale di Mauro Staccioli che ridefinisce il panorama tra i Nebrodi e le Isole Eolie. Sarà proprio l'innesto la parola chiave della manifestazione sostenuta dall'assessorato regionale ai beni culturali e dal consorzio Valle della Laesa di Tusa, un momento di rigenerazione in cui le arti liberano l'energia universale per favorire un percorso di elevazione spirituale. Pittori, poeti, performer, danzatori e attori condivideranno con il pubblico, invitato a indossare abiti bianchi, un rito che sprigiona la propria potenza dal caos, la purezza da una nuova e indispensabile necessità di ascolto. Un innesto di bellezza nel corpo di una società malata, spiega Presti, presidente della Fondazione Fiumara d'Arte. Le statistiche italiane parlano di una percentuale del 70% di analfabeti funzionali, sono entrati in crisi molti dei percorsi didattici e culturali finora sperimentati, la popolazione si è autoreclusa in un individualismo ottuso, in una mediocrità che non conosce più sogni o utopie. Il rito della luce celebra una condizione di passaggio, un percorso verso la conoscenza e la condivisione del sapere, elementi fondamentali in un contesto immobile e antiquato come quello siciliano, troppo spesso sordo nei confronti dell'innovazione del contemporaneo. Una società selvaggia e schiava dell'apparenza che necessita di una nuova potenza creatrice. L'innesto è salvifica presenza in un corpo malato, trapianto obbligato per rigenerare il futuro, chiave di lettura atipica del fenomeno migratorio verso un'Europa vecchia e stanca, in realtà possibile incontro tra varie identità culturali unite nella lotta contro la massificazione consumistica. Nonostante il terrore indotto da un sistema deviato che suggerisce la fuga, invito i giovani a non abbandonare la nostra terra di Sicilia e l'Italia intera. Il vero potere è il sapere, la cultura è l'unico mezzo per affermare una nuova via di futuro, spegnere gli strumenti tecnologici per accendere le coscienze, questo è il senso dell'innesto, un percorso di conoscenza che solo ai giovani è lecito intraprendere. Se l'albero della vita è oggi malato di ignoranza, l'innesto del sapere è la sola cura per un nuovo umanesimo, conclude Presti. In questa contemporaneità l'innesto tra società differenti può anche rappresentare quel passaggio ulteriore rispetto al concetto stesso di integrazione, parola vuota in tempo di populismi e crisi sociale, sentimento forse anacronistico che sottende nuovi razzismi. Parte da qui il rito della luce, strumento caleidoscopico per riaffermare la sacralità dell'arte come investitura verso una nuova umanità. In un mondo attraversato da tensioni e conflitti, si staglia nell'immaginario anche la stessa ubicazione della piramide, costruita lungo il celebre parallelo che divide le due Coree, nel tema del bilanciamento degli opposti, una divisione simbolica tra le spericolate aspirazioni guerrafondaie di un giovane dittatore asiatico e la ricerca del trascendente che caratterizza l'oasi spirituale di Motta da Fermo. La piramide, dunque, come macchina di luce che in ogni solstizio d'estate consegna alla Sicilia e al mondo il suo potere di conoscenza.
Rito della luce e solstizio d'estate dal 21 giugno al 25 giugno 2017 barra verticale. Piramide 38 grado parallelo, Motta da Fermo, me. Albergo Museo Atelier sul Mare, Castel di Tusa, me. Fiumara d'Arte, Pettineo, Castel di Lucio, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Mistretta, Castel di Tusa, Motta da Fermo. Programma. Mercoledì 21 giugno 2017 solstizio d'estate Motta da Fermo. Dalle ore 10 alle 17, apertura della piramide 38 grado parallelo di Mauro Staccioli in contrada Belvedere a Motta da Fermo, me, conservazione e rigenerazione dell'opera. Presentazione del tunnel d'ingresso alla piramide nell'ambito del progetto di restauro della Fiumara d'Arte. Sabato 24 giugno Motta da Fermo, Castel di Tusa. Dalle 10 alle 17, apertura della piramide 38 grado parallelo. Durante la giornata il pubblico potrà assistere all'allestimento delle opere artistiche, dalle 18, visita guidata alla mostra Ecolab di Linda Schipani presso il Museo Albergo Atelier sul Mare in via Cesare Battisti, 4, Castel di Tusa, me. Domenica 25 giugno Castel di Tusa e Motta da Fermo, me. Dalle 10 alle 21, apertura della piramide 38 grado parallelo. Ore 12, visita guidata Camere d'arte del Museo Albergo Atelier sul Mare, Castel di Tusa, me. Sarà possibile visitare anche la mostra Ecolab a cura di Linda Schipani, dalle 15 all'imbrunire. Rito della luce presso la piramide 38 grado parallelo con letture di poesie, danza, musica e performance sino al tramonto del sole. Gli artisti dell'8 edizione. Musicisti: Antonio Aiello, Karima Lisciai, Francesca Amato, Francesco Bonacci, Gabriele Cammarata, Diego Cannizzaro, Surai Carlino, Enrico Coppola, Gianni Cosentino, Giuseppe Di Bella, Antonella Furian, Carmelo Geraci, Enrico Grassi Bertazzi, Raffaele Messina, Elisa Moschella, Emanuela Pistone e Isola Quassud, Alessandro Puglia, Luca Recupero, Francesca Sassioti, Andrea Sciacca, Sebastian Torres, Deborah Troia, Francesco Vaccaro, Simona Vizinisi, Lucia Zara. Attori: Giuseppe Carrozza, Patrizia D'Antona, Sandro Dieli, Fabio La Rosa, Mimmo Menà, Carmen Panarello, Stefania Sperandeo, Agostino Zumbo. Performance e installazioni: Teresa Arrabito, Atman Yoga Associate Nenna, insegnante Anna Madevi Lograsso, Compagnia del Matto Giullaresca, Manuela Caruso, Laura Cassarà, Maurizio Caudullo, Antonello Bonanno Conti, Stefania Cordone, Daniela Costa, Massimo Estero, Gianna Guaiana e Pippo Barrile, Gianna Parisi, Giulia D'Urso, Lino D'Urso, Giuseppe Livio, Mario Del Rose, Michele La Paglia, Umberto Naso, Grazia Nicolosi, Marzia Nigito, Stello Quartarone, Giuseppe Raffaele, Gaetano Rallo, Maglio Scaramucci, Demetrio Scopelliti, Anna Maria Viscuso, Salvatore Trovato. Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, progetto performativo coordinato da Lara Caccia con i docenti Pietro Del Sciscolo, artista e docente di tecniche del marmo, Gina Nicolosi, artista e docente di decorazione, Elvira Todaro, artista, performer e docente design, e gli studenti Gianluigi Ferrari, Daniele Giglio, Francesco Esposito, Salvatore Puzzo, Francesco Trunfio, Roberto Sorrentino, Gianluca De Sciscolo, Claudio Scolieri. Poeti: Martina Costantino, Emilia Lagolia,
Orazio Labate, Cinzia Pitingaro, Bice Previtera, Mariangela Pupillo, Georgeta Quagliano, Francesco Rigano, Anna Studiale. Consulenza musicale, Mirko Bertolucci. Fotografi, Gaetano Rallo, Roberta Mazzone, Claudio Floresta. Si invitano tutti i partecipanti al rito della luce a indossare abiti bianchi e a rispettare il silenzio. Per raggiungere la piramide da Castel di Tusa percorrere la SS 113 in direzione Messina per 2 km, superato il cavalcavia della Fiumara, svoltare a destra sulla SP 176 e proseguire per 6 km circa fino al bivio con la SP 173 e giungere a Motta da Fermo dopo altri 6 km. Seguire le indicazioni fino alla scultura Energia Mediterranea di Antonio Di Palma. Da qui il pubblico sarà accompagnato da un servizio di bus navetta attivo dalle ore 15 all'imbrunire. Museo Albergo Atelier sul mare via Cesare Battisti 498079 Castel di Tusa, ME. Telefono 0921.334295 fax 0921.334283, per info rivolgersi ad Adriana Scancarello, 3.336.326.724, e Paolo Romania, 3.286.737.277, info @ateliersulmare.it, www.ateliersulmare.it. Contatti FB, Albergo Museo Atelier sul Mare Librino Fondazione Fiumara d'Arte Antonio Presti. Video feed app for Android. You can feed new free Android games and apps.